Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo nella seconda parte dell'episodio della Sky Horizon. Oggi, oggi siamo nella fine del pomeriggio e vi porto il secondo episodio, la seconda parte dell'episodio che avete visto qualche ora fa. Se l'avete visto, se non l'avete visto siete dei pezzi di merda, perché io pubblico le cose, ve le dico e poi dopo voi non le vedete. Comunque basta premesse, basta tutto, vi faccio vedere la tristezza di questo episodio. Però dai, si fa qualche achievement, quindi vi lascio al video. Spawnano solo dalle querce scure. Ma io non ci voglio credere mai nella vita una sfiga così, no, veramente. Lo dico già io, tanto non credo che vi cambi tanto a voi la vita, Stessa questione, ma invece del sapling, invece della quercia, della foglia, la piantina. La piantina. È una piantina, uno stack di lingotti. Pensa a te che culo che c'ho. Perché sennò davvero, cioè, non posso fare un cazzo. No, serio, non posso far nulla. Quindi niente, cambio la missione e facciamo un sapling. L'ho modificata. Ragazzi, cioè, mi viene da piangere, cioè mi viene da piangere. Veramente, è una cosa orrenda. Orrenda. Non posso fare niente. Vabbè. L'ho modificato, per chi non lo sapesse. L'ho modificato e sti cazzi. Cioè, mi Madonna, mi autoreporterei. Si spawna 61% di possibilità delle chest del fabbro, 74% qui dice lo spawn naturale negli igloo, poi vabbè stronghold stack nel li puoi scambiare con i villager farmers. Madonna, mi prendi per il culo anche tu, la guida mi prende per il culo. Vabbè, spawna solo se hai il 5% di possibilità che spawni dalle querce scure. Beh, basta. Cioè, santo che tiene dalle querce scure. E basta, un altro d'ossidiano. Cos'è? Blocco alla volta, mi faccio tutto il coso d'ossidiano. No. Allora. Credo che siano contate. E credo che siano per il portale. Ok? Perché so che qui si può andare nell'end e c'è il modo per farlo. Però. No. No. No, 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 no. 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 No, 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 c'ho una paura, ragazzi, ho una paura, muori, troppo t'ho ammazzato, muori, madonna, che paura. Dark, arriva il giorno, tra un po' ti do fuoco, infame, oh, neanche la carne di marcia mi droppi, sei veramente un infame. Oh, ma ciao, oh, quanta gente bella che c'è oggi, c'è un'ascia, sì, ma quanta gente bella che c'è oggi venuta a trovarmi. Tu ci vuoi ragno che prende per il culo. Oh, non crepa. Oh, lei. Enderman, tranquillo, non chiudiamo la pagina perché sennò mi frizza un pochino. No, non è ancora il tuo momento, Enderman. Aspetta, non è ancora il momento. Ora sì. Ma esci da qui. Ce la faccio ad ammazzarlo senza morirci male? Ce la faccio? Vai! È più forte, ma sono più forte io degli Enderman, ma veramente. Ma sì, io me lo crafto se giusti cazzi. Perché se ho ben... Allora, se la mia intuizione è giusta, il ferro dovrebbe trovarsi anche di là, nell'altro isolotto. Penso che la mia intuizione sia giusta, non credo che abbiano fatto tutto quel casino solo per piazzare 4 blocchi di ossidiana sparsi in giro. Quindi secondo me... Ecco, sono andato pure storto. Quindi secondo me ci deve essere, Ci deve essere, quindi mo andiamo qui dentro. Oh. Andiamo a Dor. Chi se l'aspettava? Ok, va bene, va benissimo. Mi va benissimo. Mi va proprio trop bien. Trop bien mi va. Oh, chiami, si scherza qui. No. Sai cosa potrei anche fare? Perché allora, potrei prendere quello là. Ma sono più curioso per quella cesta là. Ma non voglio perdere quella sabbia. Non la voglio perdere. Ecco, se cado adesso piango. Perché perderei tutta la cobblestone che ho farmato in survival. Perché ripeto... In creativa però mi sono messo una volta. Perché sennò davvero piango. Piango in turco. Quindi ragazzi, datemi retta. Non vi incazzate per la cosa del sapling. Perché la devo fa. Davvero la devo fa.
Devo far per forza così perché sennò non riesco ad andare avanti. Non ce la faccio. Non mi viene da piangere adesso che devo fare uno stack di lingotti. Se cadendo tipo diventa item drop oppure si piazza. Se era mezzo di sicuro droppava, così non lo so. Vabbè, se cade diventa blocco intero, lo raccolgo. Ok. Sicuri che non perdo nulla. Apro. Ok, blocco. Una mela! Esistono! Me l'ha data! Ok, mi va bene. Tutta sabbia da raccogliere, tra l'altro, quella. Allora. Minchia, dico di cadere i creeper, cadono. Minchia, due creeper, neanche uno solo, ne cadono due. Posto! Perfetto! E possiamo dire che un'altra achievement è fatta. Vai! Olè, finalmente. Così si fa. Questa è la bravura di uno che sa fare le cose. Un bellissimo blocco di lana, bello, luccicante. Ma se tipo mi trovo le pecore, coloro la lana e la piazzo? No, non dovrebbe funzionare. Non credo. Sarebbe troppo bello. Prendiamo l'ultima chest là, poi io mi assicurerò di prendere anche quella chest e tutto il resto. Ma aspetta un attimo, che non ho mica le slab. No, dai, devo prendere l'ultima chest. Minchia, ci arrivo proprio al pelo, ci arrivo. Non metterò il blocco sotto. Oh, guarda. Oh, perfetto. È rimasto anche un omaggio. Un altro. Un altro? Sirius? Ah, ma è vero. Io conto di fare il portale completo. Invece, se non ci metti i quattro angoli, ne bastano 10. Sono un coglione. Sono un coglione. Sì, lo sanno tutti che sono un coglione. Ma lasciamo stare. Tartan, 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 tartan. Ok, preso. 37. Beh, beh, scommetto quello che vuoi che con quella là facciamo lo stack. Perché guarda, non ci credo che non l'abbiano fatto a stack. Non ci crederei, guarda. Ok, moriamo. Moriamo. Poi mi prendo la roba e faccio il portale. Faccio il portale. Allora, vediamo di contare bene perché io sono capace di contare male. Allora, un portale. Hanno due sotto. Poi, vabbè, comunque, un blocco qui. È due o tre? Due. Eh sì, due. Minchia, se vado a sbagliare. Se vado a sbagliare, mi viene da piangere. Allora, così dovrebbe andare. Poi 4. 1, 2, 3. No, ne bastano. No, ne bastano 3, ne bastano 3. Sti cazzi. E così. Il portale c'è. Contato. Ora, per. No, davvero, a me mi prendono per il culo. C'è Minecraft che mi prende per il culo. Sei serio? Ti salvo io! Blocco! Ti salvo io! Arrivo io! Madonna! Cos'è successo? È esploso il fuoco. Non voleva il fuoco che salvassi questo blocco. Vabbè, sono soddisfazioni personali, assolutamente. Allora, per accendere il portale c'è un sistema un po' rudimentale, ma si può fare senza l'accendino. Ovviamente nella survival non serve questo sistema perché alla fine un accendino c'ho un cazzo a farselo, eh. Però se uno va nelle modalità così, per accendere il portale c'è un sistema rudimentale, ma comunque efficace, perché il portale si accende. Non ho mai basta il legno. Praticamente riempio dietro di legno. Ok. Prendo un secchio di lava, per quello che dico devo andarmelo a prendere il resto del ferro, lo prendo e do fuoco al legno. Dando fuoco al legno, perché se dai fuoco a un blocco di legno, il fuoco c'è la possibilità che vada anche a lato. È una questione di cose di Minecraft, cioè non è neanche una questione meccanica, c'è proprio una meccanica. Sì, vabbè, un po' di meccanica c'è perché la meccanica di Minecraft è che se tu dai fuoco a un blocco di legno, il fuoco va anche ai lati. Tecnicamente il fuoco va al lato del portale. Quindi una fiamma c'è. Guardalo lì, l'infame, ma l'infame, non ci provare a curarti perché se no balletto. Stavamo tipo ballando la quadriglia. Però è riuscito lo stesso a buttarmi il veleno, Bata, vaffanculo. Uno stack di frecce c'era. Perché tecnicamente uno stack di ferro ce l'ho. Uno stack di frecce ce l'ho, fa vedere. C'era uno stack di frecce. C'è! Tac! Stack di frecce! Vai, vedi. Io sono bravissimo. Allora,
Vediamo un po'. Qui c'è la lava. Ce l'ho un po' qui. C'è il carbone. Non c'è il ferro. Ok. No, ve lo giuro, è un problemone. È un problemone. La lava non ce l'ho che arrivi là. Devo fare una cosa ancora più rudimentale. Allora, devi scoppiare. Madonna. E scoppia. Non scoppia mica. Sicuro. Ma poi l'ammazza a pugni. Prendi per il culo allora. Beh, ammazzata a pugni. A forza di prendermi in giro. Allora, l'idea è una. Se la montagna non va, Maometto va alla montagna. Quindi, sfruttando la pozza di lava che c'è, non la po. Madonna, ho paura di cadere di sotto. Sfruttando appunto quella pozza di lava, direi che questo sapo non lo posso rimettere. Sfruttando quella pozza, che okay, la aprirò. Il fuoco in teoria dovrei riuscire. Dovrei prendere fuoco il legno, perché comunque è una cosa che piglia fuoco con la lava. Dovrebbe. È qui. Beh, se mi continuate a distrarre, però non finirò mai sta cosa. Non ce la fanculo. Cosa succede adesso? Io devo piazzare, ok, il blocco di legno qui. Piazzandolo qui, tra un po' piglierà fuoco. L'unica cosa, spero che non pigli fuoco l'erba, perché l'erba mi serve comunque. Mi prende per il culo. Tu mi stai prendendo in giro. Comunque, posto, vedi? Vedi, vedi, vedi. Facile, facile, facile. Allora, ragazzi, in un episodio, grazie a solamente fare una mob farm, abbiamo fatto 4 achievement. Tac! Grazie. Grazie, gli applausi sono esagerati, ma veramente sono meritatissimi. No, dai, no, tu no. Tu no, tutti, ma non te. Tutti, ma non te, vaffanculo. Merda, ho passato sbagliato chest. Comunque, bene ragazzi, spero che l'episodio morente possa essere piaciuto. Abbiamo fatto un casino di achievement. Se non sbaglio, 5. Abbiamo fatto 5 achievement. Mo' sistemerò la strada. Perché funzioni. Spero che funzioni come le mente io, con un materiale che prende fuoco ancora prima. Quindi, bene ragazzi, spero che l'episodio vi possa essere piaciuto. Vi dico lasciare il pollice su questo video. Vi dico di lasciare sempre piaciuto il video. Commentatelo, condividetelo comunque, anche al chest, mi raccomando. E niente. Grazie ancora per i consigli che mi date nei commenti. E per il momento possiamo dire che è finita. Sì, vabbè, cos'è? Moltiplicazione delle streghe? Che è là? Come si chiamava lì la città? La città delle streghe, ora non mi viene il nome, quella là, vabbè, addio.